Al mare con Maurizio Miliani e la sua ciurma, chiamiamola così, per fare un andiamo a pesca un po' particolare. Oggi parliamo di pesca sui relitti. La pesca sui relitti è considerata una delle più redditizie in assoluto, perché ecco, tenete presente che un relitto che giace sul fondo del mare è come un'oasi in mezzo a un deserto. Ovviamente tutti quelli che sono nel deserto lì prima o poi ci devono capitare. Ci vanno. Sia perché il relitto fa da casa dei pesci, sia perché è un posto particolarmente ricco di nutrimento, ma esatto, insomma tante specie vanno su. Sì, si relitti. Forma la catena alimentare, quindi sia dalla minutaglia al pesce più grosso al predatore gira intorno, diciamo, a questo relitto. Ecco, questo è uno dei calamenti che si può fare per pescare su un relitto. Assomiglia tantissimo al classico sabichi. Anzi, si può pescare proprio si con la sabichi. Si è smontato. No, è di là. Eccolo qua. Bello. Bravo Gabriele. San Pietro, un occhione e occhione due castagnole. E castagnola. Aveva bloccato a qualcosa, un pesce, Luca. Cioè, miravo con un pesce dentro. Ha mangiato la castagnola, forse. Guardate che bel San Pietro. Sì, toccalo qui. Sentite il rumore che fa? Sentite? Fa una specie di questo probabilmente aveva mangiato. Ha mangiato la castagnola, perché è un predatore, il San Pietro. Ed è stato predato. Gabriele non è nuova impresa del genere. No. E guardate, lui guardate pesca in terra. Sempre lui pesca con la lenza a mano. Alla vecchia maniera, con la lenza a mano e il sughero su cui avvolgere il. Devo dire una cosa però, che tra tutti quelli che pescano su questa barca sì. È il più veloce di tutti, perché il piombo è peso. Tra il piombo che va giù e anche la velocità di recupero manuale, sì. Certo. Questo è bello, bel San Pietrone. Certo. Abbassa la mano. Così, così. Gigi ha portato bene, ha detto. Avete ancora preso il San Pietro? Sì. Sandro non si smentisce mai, tutte le volte che siamo andati a pescare con lui ci ha sempre dato qualche novità interessante. La canna si piega in maniera preoccupante, la frizione scorre piuttosto vivace. Vediamo un po', che pesce sarà? Ma speriamo di poterlo vedere. Guarda, da delle belle zuccate. Potrebbe essere anche un grongo grosso, a volte. Non gli fa ripigliare il culo a questo vantaggio. Eccolo! Bravo Sandro! Pensava, questo è bello. Queste sono le sorprese dei relitti. Sì, dei relitti. Sì. Questo è davvero un bel pesce. Ha mangiato una salacca bella intera. Ha mangiato una bella salacca. Allora, vado a prendere le pinze. Guai a mettergli le mani in bocca a questo signore, perché è piuttosto pericoloso. Questo non si slamava, no? No. Sugarello. Sugarello. Però bello, eh? Devi vedere l'altro giorno, i sugarelli ci avevano. Ti ha fatto della fatica, eh? È rimasta all'amo dove c'è la cosa. C'è la lampada. C'è la lampadina. Eccolo, sì. Eccolo qua. A bordo. Maurizio. Dimmi. Pesci del genere, anche se uno li volesse rilasciare, sarebbe un problema, eh. Ma no, la pezzonia
non li si gonfia la vescica, riparte. Ma tirati su da 100 metri di profondità potrebbero ripartire? Questi qui sì. Questa è una preda abbastanza insolita, un gattuccio che ha boccato al totano. Hai sentito la pelle com'è ruvida? La pelle è ruvidissima, bella comunque, un bel colore. È un piccolo pesce cane, eh? Sì. Maschietto. Questo è uno degli inconvenienti che possono accadere quando si pesca sui relitti, cioè che l'ancora, o peggio ancora, la catena dell'ancora rimanga attaccata al relitto, e quando questo succede sono dolori. Anzi, probabilmente è proprio la catena quella che sarà entrata sotto, magari sotto un lamierone o sotto qualcosa del genere, e a questo punto sarà quasi impossibile riuscire a recuperare l'altro. Bella fatica. Ora si riprova. Siamo quasi al tramonto, l'ancora è tramontata, purtroppo, perché è rimasta giù, nonostante tutti i nostri sforzi. È stata una bella giornata, ci siamo divertiti, abbiamo preso dei bei pesci, abbiamo imparato alcune cose nuove. Alcune cose nuove, alcune tecniche, diciamo, di ancoraggio e di pesca, diciamo, su 100-110 metri. Abbiamo preso dei pesci tipici, tutti i pesci tipici dei relitti. Il premio del pesce più grosso, come al solito, se l'è preso lui, Sandro, comunque sui 4 kg abbondanti. E a questo punto non mi resta che salutarvi, però prima vi ricordo la sua scuola di pesca, la scuola di pesca Excalibur con la K, a cui potete rivolgervi per imparare qualche trucchetto in più, sì, di quelli che lui normalmente ci insegna in queste uscite. Bene, di nuovo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, dove non lo so, però in qualche posto sicuramente dove c'è dell'acqua ci andremo. Ciao a tutti. Ciao.